questa bellissima biblioteca, presidio importantissimo per la provincia di Foggia e anche fiore all'occhiello per la provincia di Foggia. Io sono qui per parlarvi di Via Danze, il mio ultimo libro di poesie, che è un poemetto, un piccolo poemetto che parla di umanità. Ha come protagonista una donna smarrita che prova attraverso le sue viandanze a ritrovare dei punti di riferimento. Nel poemetto ce ne sono alcuni, ne indico alcuni che probabilmente non saranno validi per tutti, come credo sia normale, ma allo stesso tempo potrebbe essere comunque di ispirazione per altri. È un libro diverso rispetto a quelli precedenti che ho scritto. Ho cercato proprio di utilizzare un linguaggio che fosse un po' più accessibile. Io sono abbastanza ostico come poeta. Il linguaggio che ho voluto utilizzare in viandanze è un linguaggio molto più semplice, proprio per provare ad arrivare a più gente possibile. Il consiglio di lettura. Consiglio La terra desolata di Eliot, che sono sicuro troverete anche qui a disposizione per il prestito bibliotecario. In quinta superiore spesso marinavo a scuola, non ci andavo, e andavo nella mia biblioteca comunale di San Severo a leggere poeti di cui ero, insomma, curioso in quel periodo. E aneddoto nell'aneddoto, siccome ero anche povero a denari all'epoca, non è che adesso vada molto meglio, però all'epoca era così, ero un ragazzo che aveva 18-19 anni e non potendomi permettere una copia delle poesie di Joyce, le ricopiai tutte su un quaderno. Quindi tra le mie attività extrascolastiche in orario scolastico c'era questa di ricopiare proprio manualmente le poesie di Joyce.